Oggi è giovedì, si parla di teatro, insomma abbiamo tanto tanto di cui parlare. Tutto questo come sempre qui su Crystal Radio, 331-7853-555, numero di WhatsApp a cui potete scrivere, mandarci foto, video, audio e diventare anche voi i protagonisti di questa trasmissione. Andiamo avanti, anzi iniziamo! E questi Rama, 5 gocce insieme ad Arcomi alle 7:12 minuti qui su Crystal Radio. E allora sapete che noi durante le giornate di trasmissione, durante le normali giornate dell'anno, leggiamo i giornali, vi diamo un po' di informazioni e tutto. Ma, e ce lo ricorda anche il nostro amico Alberto che ci ha scritto al 331-7853-555, oggi non ci sono i giornali cartacei e ce ne siamo accorti perché, allora, non perché sia andato in edicola a cercarli, devo dire la verità, ma perché anche le testate online sono molto rallentate, non è che abbiano proprio aggiornato tantissimo. Ci sono un po' di notizie però su quello che è successo magari ieri nel corteo, quindi raccontano appunto il corteo del 1° maggio e molti articoli legati appunto al mondo del lavoro. Comunque, anzi, Alberto, grazie per il tuo messaggio che dice: buongiorno Cristallini e buongiorno Fabio. Oggi giornata di lavoro con poca voglia e con la pioggia battente. Sì, arrivare dopo un giorno di vacanza con questa pioggia non aiuta sicuramente ad andare a volentieri, diciamo, al lavoro. Quello no, quello non aiuta sicuramente. E poi abbiamo anche già uno sciopero dei mezzi indetto per il 6 maggio. Infatti ci ricorda Alberto, però adesso poi vado a leggervelo anche dal sito TM. Lunedì 6 maggio, primo sciopero dei trasporti del nuovo mese. Benvenuto maggio, benvenuto ad ATM e allo sciopero. Come funzionerà? Mi sa che urca, sto leggendo, allora ve lo leggo bene. Lunedì 6 maggio i sindacati CUB Trasporti, COBAS Lavoro Privato, ADL COBAS, SGB, AL COBAS e USB Lavoro Privato hanno proclamato uno sciopero del trasporto pubblico locale a livello nazionale. Le sigle sono un bel po', quindi attenzione. A Milano lo sciopero potrebbe avere conseguenze sulle nostre linee, dice ATM, dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18, quindi questo è quello che dovrebbe succedere lunedì mattina. Stiamo a vedere adesso nelle prossime ore cosa daranno i veri, diciamo, orari, ma molto probabilmente sarà quello appunto, quindi lunedì 8.45-15 e poi dalle 18 a fine servizio sciopero dei mezzi. ATM ha un po' tante sigle sindacali inserite dentro, quindi staremo a vedere un po' come va. Arrivato un altro WhatsApp, quello di Adriana. Buongiorno Fabio, la rassegna stampa di La 7 infatti non c'è, non stavo capendo, vedete, sì, perché c'è chi magari si sveglia ancora prima, è legata ad alcune trasmissioni, ebbene sì, infatti sì, oggi non ci sono i giornali, è uno dei pochi giorni, credo questo, forse il 2 gennaio, forse, che il 1 gennaio fanno festa anche, comunque è uno dei pochissimi giorni dell'anno in cui non ci sono i giornali in edicola e quindi niente rassegne stampa, a meno che non ne fai dall'online, ma non è che proprio ci sia qualcosa di grosso da leggere. Ma soprattutto grazie Adriana per la fiducia che hai verso di me nella mia anche rabdomanzia e visione del futuro, perché dice: hai qualche info su come andrà con questo mega quazzone? No, non vedo ancora nel futuro, non ho info, ma ho dei presentimenti che non sono minimamente buoni, perché se qui non smette di piovere in fretta poi sono cavoli amari, perché sta piovendo tanti giorni, quindi i fiumi sono già belli ingrossati, con la bomba d'acqua che sta venendo giù in questo momento, perché in questo momento sta venendo giù veramente tanta tanta acqua, non aiuterà sicuramente. Quindi se siete zona Seveso o zona Lambro, io non starei proprio vicino al fiume, è così. Se invece siete in altre zone o comunque dovete muovervi in città, che si sa che si incasina e si imballa con la pioggia, beh, aiutatevi anche grazie alle informazioni che Luce Verde ci dà in questo istante per capire meglio la situazione del traffico in tempo reale su Milano e città metropolitana. E beh sì, la situazione non è proprio delle più rose, non è proprio semplice. Sono sul sito di ARPA Lombardi, mamma mia, questa mattina, oltre all'ora, in questo momento sta diluviando e anche qui in studio, insomma, sentiamo battere forte la pioggia sopra di noi, quindi anzi un abbraccio solidale a tutti coloro che sono in questo momento in giro. Speriamo non alla fermata di qualche tram o di qualche autobus, perché non arrivate, cioè, rischiate di affogare secondo me in questo momento, ma anche chi è in auto in questo momento, attenzione, cioè nel caso fermatevi, ve lo dico proprio
Cioè, è veramente molto, molto... qui c'è buio, ad esempio, cioè, un buio pazzesco alle 7:20 del mattino, che ormai siamo abituati invece ad avere tantissima luce. Dicevo, sono sul sito di ARPA Lombardia, la situazione delle precipitazioni, soprattutto per quanto riguarda in questo momento la zona di Milano, è una delle più colpite in Lombardia, sto guardando proprio, tutta la fascia, diciamo, che va dal Lago Maggiore fino a Cremona, quindi la fascia ovest e sud-ovest della regione è colpita da grandi precipitazioni. Meglio va a chi sta diciamo da Bergamo in poi, di là verso il Veneto, per intenderci, o chi sta sulle valli Valtellina e del Bresciano. Nella bassa invece, appunto, c'è un bel po' di pioggia che sta venendo giù. In questo momento Milano è la zona più colpita dalle precipitazioni, anzi più colpita nelle precipitazioni delle ultime 24 ore. Sto guardando appunto i dati delle precipitazioni delle ultime 24 ore. In questo momento siamo arrivati a nelle ultime di 4,8 mm all'ora di acqua. In questo momento è quello che sta succedendo, ultimo dato aggiornato alle 6:30 di questa mattina, quindi un'oretta fa, si aggiornano ogni ora più o meno, quindi questo è quanto. 87 mm di acqua scesi nelle ultime 24 ore, sì, nelle ultime 24 ore 87 mm di acqua, con questo incremento fortissimo appunto da ieri sera alle 10 che è cominciato a salire fortemente. Dopo controlleremo anche, sono appunto sul sito di ARPA Lombardia, in modo da controllare anche tutti i dati riguardanti il... I fiumi, così che possiamo guardare anche come sta andando la salita sicuramente delle grandi portate d'acqua, soprattutto su Seveso e Lambro. Mi raccomando, appunto, state attenti se dovete girare la zona di Monza, più o meno Paderno Dugnano, ad esempio. In questo momento, quando sto guardando il pluvio su Paderno Dugnano, in questo momento stanno scendendo 7,6 mm l'ora d'acqua. Quindi, insomma, e nelle ultime 24 ore sono scesi 93 mm d'acqua. Le curve che ci sono sul sito di ARPA Lombardia sono pazzesche, perché sono veramente un'impennata da ieri sera, intorno dopo le 20, tra le 22 e le 23 di ieri sera e questa mattina, e non sembra che vada a diminuire la caduta d'acqua. Quindi, insomma, state veramente attenti, cerchiamo di prudenza, lontani dagli alberi, lontani da impalcature. Lo sapete, queste sono le solite indicazioni che si fanno, ma mai come oggi forse sarebbe meglio appunto seguirle e stare attenti a questo tipo di, insomma, di evento climatico, che sicuramente non aiuta anche a vivere in una città complicata come quella di Milano. E poi, soprattutto, sappiamo, cioè, l'altro ieri c'erano 20 gradi, oggi scendiamo a Milano, in questo momento ci sono tra i 13 e i 14 gradi, quindi non fa freddissimo, però davvero state attenti che la pioggia è tanta e non dovrebbe smettere a breve. Sette 7:35 minuti, ancora qui in diretta su Good Morning Milano, Crystal Radio 96.2 FM, DAB Plus e poi tutte le altre modalità che avete per ascoltarci, le potete trovare anche sul sito, le app, tutto quello che volete. Ma questa mattina appunto abbiamo anche un ospite al telefono in questo momento, che è l'assessora del Comune di Milano ai servizi civici e tante tante altre cose, che poi ci racconta lei, Gaia Romani, perché ci deve raccontare di un'iniziativa che inizia oggi, è una sorta di Gaia Romani on tour. No, non è solo lei, ma in realtà il Comune ci viene a raccontare un po' come fare e perché anche forse è importante votare per le elezioni europee che ci saranno appunto a giugno. Buongiorno assessora. Buongiorno Fabio, grazie mille per l'invito. No, grazie a voi per l'iniziativa, perché appunto è importante ricordare sempre, insomma, sono elezioni, tutte le elezioni sono importanti e quindi anche questa è un'elezione importante per andare, e bisogna andare a manifestare il nostro diritto di votare, di contare, e quindi è giusto che la gente sia informata anche su come funziona, che cos'è, cosa non è. Quindi avete pensato di fare fondamentalmente proprio un tour, no? Siete in tour per il Comune di Milano, nei vari municipi, e questo tour inizia oggi. Che cosa farete e come? Allora, a noi cercheremo di raccontare l'appuntamento delle elezioni europee dell'8 e 9 giugno insieme all'Ufficio del Parlamento Europeo a Milano e insieme all'Università Bocconi, per raccontare la campagna Usa il tuo voto.
E fondamentalmente cercheremo di raccontare in maniera accessibile per i giovani, soprattutto, che sono, diciamo, il nostro target di riferimento in questi appuntamenti, ma chiunque volesse partecipare, noi siamo felicissimi. E abbiamo individuato i quartieri in cui storicamente in questo tipo di elezioni europee nella nostra città di Milano si è votato di meno. Questo proprio perché è vero che l'astensionismo è un problema, come dire, globale nelle democrazie, non è un problema soltanto nostro, evidentemente. Però io, Fabio, sono sempre più convinta che man mano che i problemi, come dire, diventano sempre più grandi, un po' come quando noi diciamo nella nostra vita quotidiana di affrontarli un giorno alla volta, secondo me affrontarli un comune alla volta, quindi spezzettandoli e cercando anche di affrontarli in una dimensione più locale, può essere una strategia. Quindi anche noi, come dire, abbiamo detto, nel nostro, tra molte virgolette, piccolo di città, proviamo a fare la nostra parte. Quindi insieme a Bocconi, Ufficio Parlamento Europeo, per la prima volta il Comune di Milano prova a fare, diciamo, un vero e proprio tour di informazione, di sensibilizzazione e di incentivo alla partecipazione. Ok, questo tour inizia oggi, come inizia e da dove, diciamo, come funzionerà? Allora, questo tour inizia oggi alle 14 nella cornice di Mare Culturale Urbano, dove ripartiremo, come dire, un po' dalle basi, quindi racconteremo come funzionano le istituzioni europee, come si voterà, quali sono le forze in campo, perché ormai le liste sono state presentate. E quindi diremo tutte le informazioni principali, racconteremo anche un po' di storia e racconteremo anche un po' dell'astensionismo nella nostra città che in alcuni quartieri ha raggiunto, in figurati, l'88%. E quindi racconteremo anche le motivazioni, presenteremo un po' di dati che riguardano Milano e anche diciamo qualche analisi sulle ragioni Chiaro, chiaro. dell'astensionismo, Cioè, mi soprattutto nei faccia giovani. capire, Assessora, cioè, ci sono dei quartieri nella nostra città in cui l'88% degli abitanti di quel quartiere non sono andati a votare alle ultime europee? Esattamente, C'è un bel lavoro da fare, mi sa, allora, sì. esattamente, assolutamente, assolutamente sì. Poi come funzionerà? Nel senso, oggi appunto, diciamo che alle 2 a Mare Culturale Urbana avete un po' appunto il kick-off, no? Si dice, cioè, il calcio d'inizio di questo tour. Esatto. Poi questo tour andrà invece ancora nei quartieri, anzi continuate a rimanere nel Municipio 7 oggi, se non ho sbaglio, visto che appunto Esatto, alle poi alle 4 poi, 16 no? saremo presso l'Hub Selinunte in piazzale Segesta, sempre in Municipio 7. Poi invece l'8 maggio saremo nel Municipio 4, fino al 21 maggio, così in ogni municipio, nel quartiere in cui in quel municipio si vota di meno. Ovviamente si trovano le date sul sito del Comune di Milano, basta cercare elezioni europee. Comune di Milano e lì ci sono tutti gli appuntamenti, ma il 9 maggio, che sarà proprio il giorno dell'Europa, invece saremo davanti al Castello Sforzesco in piazza a fare uno speed date con i professori e le professoresse dell'Università Bocconi che si metteranno a disposizione. Che cosa vuol dire? Che i cittadini potranno venire in piazza Castello durante tutto il pomeriggio. Se hanno una domanda sull'Europa, noi li indirizziamo al professore che segue quel tema e gli daremo in pochi minuti un po' di approfondimenti sulle curiosità più grandi. Quindi, Voi avete un po' di dati in mano, mi dicevano appunto, nel senso l'astensionismo, i quartieri che più o meno hanno votato l'ultimo europeo. Qual è una delle cause, se non riuscite appunto i vostri professori a capire, o comunque appunto c'è Bocconi anche dietro che appunto, avrà fatto sicuramente i suoi studi, quali sono le cause principali e soprattutto che portano l'astensionismo verso le europee e soprattutto c'è così tanta differenza tra quando si vota per un altro tipo di elezione e le elezioni europee? allora, tendenzialmente quando ci sono le elezioni europee da sole, come sarà in questo caso, quindi senza elezioni politiche o elezioni amministrative in contemporanea, il rischio di un fortissimo astensionismo è più alto, chiaramente. E questo, diciamo, sarà un primo elemento caratterizzante il voto dell'8-9 giugno. Poi noi abbiamo analizzato in particolare l'astensionismo giovanile. E abbiamo scoperto delle cose che diciamo potevamo immaginare, ma sai, quando lo vedi nei dati è sempre diverso anche l'effetto che ha sulla propria consapevolezza come politici, come persone che fanno parte delle istituzioni. E sono all'aumentare della povertà,
dei ragazzi proporzionalmente diminuisce la loro partecipazione al voto. E abbiamo visto che purtroppo la partecipazione è più bassa anche lì dove c'è un più alto tasso di abbandono scolastico, oppure per esempio nei NEET, che sono i giovani che non studiano e che non lavorano. Invece, da un punto di vista, come dire, generale, è un fenomeno sul quale io personalmente, come assessora anche alla partecipazione, ho letto tantissimo, e non c'è una vera e sola ragione. Anzi, a volte noi pensiamo che sia, andiamo un po' in allarme e pensiamo che sia necessariamente sempre una componente negativa a spingere le persone al non voto. In realtà alcuni studi sostengono che non sia necessariamente così. Come Per no? esempio, c'è chi non va a votare perché si sente sicuro in qualche modo, no? Si sente già in una democrazia sufficientemente Ma solida e questo per le istituzioni europee può essere. siamo così sicuri di questo studio? Cioè, abbiamo così fiducia in questo lato positivo? Non me lo aspettavo, sinceramente. No, Sarò. neanche io mi è stupito per Ok. questo che te lo racconto, Ah, perché poi appunto interessante. andando a fondo ci sono punti di vista molto molto diversi e variegati, ecco. Però mi viene da dire dall'analisi che abbiamo fatto a Milano che purtroppo non è il nostro caso Ah, perché ok. lì dove raggiungiamo alti picchi sono sempre situazioni e quartieri complessi. Difficili, complessi, chiarissimo. Bene, assessore, allora noi sul sito internet del Comune appunto troviamo tutte le date, l'iniziativa europea Comune di Milano capofila in un progetto per la partecipazione dei giovani al voto, questo appunto è l'articolo che c'è sul vostro sito con poi tutti i vari orari. C'è un altro modo, cioè seguiamo il Comune, abbiamo tutte le informazioni sul sito, giusto? Assolutamente sì, Ok. assolutamente sì. Quindi appuntamento, diamo l'appuntamento di oggi, quindi ripetiamo l'assessora. Oggi siamo a Mareo Culturale Urbano in via Cenni 11 dalle 14. Perfetto, e poi appunto potete seguire tutto il calendario per gli altri incontri. Grazie mille, assessora, buon lavoro e va bene, allora ci rivedremo poi a votare tutti Grazie a quanti te, a Fabio. giugno, perché appunto è importante, Senz'altro. perché noi in questo momento siamo anche in par condicio, quindi non possiamo ovviamente dare spazio a un solo candidato, se non dovrei averli tutti, quindi pensa che non è proprio semplicissimo, però invece Certo. diamo spazio invece molto molto volentieri all'istituzione europea e al fatto appunto di andare a votare, l'importanza appunto di quella maledetta crocetta che insomma ci costa magari fatica, ma è importante appunto mettere tutte le volte che siamo chiamati a prendere una decisione. Grazie mille, assessore, e buon Assolutamente. lavoro. Grazie Fabio, anche a te, a presto. Ciao a tutte e a tutti. Grazie ancora all'assessore Gaia Romani e a questa bellissima iniziativa appunto per avvicinare i giovani, ma non solo appunto al voto, perché è importante che tutti vadano, soprattutto in quei quartieri che ci ha appena raccontato, raggiungono veramente delle vette di astensionismo altissime. Prima di andare avanti con la musica, arriva notizia da via Ludovico il Moro che all'altezza del confine con Mucinasco risulta allagata. Quindi attenzione, sicuramente questa è la prima di una lunga lista di disagi che si staranno in questo momento insediando nel nostro territorio, perché sì, in questo momento insomma, sta venendo giù veramente un acquazzone di quelli importanti. Il Seveso in questo momento è diciamo più o meno sotto controllo, dico più o meno perché sta facendo un po' su e giù con i livelli, poi capiremo. L'Ambro anch'esso in questo momento sembra che regga e mantenga, ma i livelli sono veramente molto molto alti e stanno tendendo a salire. Quindi terremo comunque un occhio aperto sul sito di ARPA Lombardia per capire ancora meglio cosa stia succedendo in città e per avere in tempo reale la situazione. Che insomma in questo momento infatti guarda, le precipitazioni continuano a salire a Milano, via Rossellini, che è dove vicino a Stazione Centrale, per intenderci più o meno lì, scusate, no, Regione Lombardia, per intenderci, ok? In questo momento le precipitazioni arrivano a 1,8 mm all'ora e con un totale di 95 mm nelle ultime 24 ore, quindi tantissima acqua sta cadendo e scendendo sulla nostra città. Ed era Spagna con Easy Lady. Poco prima di fermarci adesso poi per una piccola pausa per dare anche la linea
al giornale radio, abbiamo dato ancora un'occhiata, sono arrivate anche delle foto al 331-7853-555, Naviglio praticamente stracolmo, per fortuna sappiamo che Naviglio insomma è abbastanza e facilmente manovrabile dai bravissimi tecnici del consorzio Villoresi, ma insomma fa spavento vederlo così. La cosa che secondo me fa più spavento di tutte soprattutto è che questo acquazzone sta venendo giù, signori, veramente, veramente tanta acqua, ma non fa freddo, nel senso che non c'è una temperatura così bassa. Davvero siamo ormai ai monsoni, cioè siamo davvero nella stagione delle piogge, come se fossimo un qualsiasi paese tropicale o caraibico, quindi davvero la cosa insomma spaventa soprattutto da quel punto di vista, non tanto gli acquazzoni sono sempre stati nella storia, non è quello il problema è come avvengono, in che modalità avvengono. In questo momento sto guardando anche il livello idrometrico a Niguarda, che non è al massimo in questo momento, nel senso che anzi stanotte alle 3 ha raggiunto i 116 centimetri, in questo momento è più basso, anzi alle 5 e mezza di questa mattina era sceso a 45 centimetri, ma pensate, da stamattina alle 5 e 10 quando era 45 centimetri, in questo momento siamo già a 73 centimetri, anzi alle 6 e mezza, quindi in poco più di un'ora aveva raggiunto appunto da 47 a 73, quindi insomma 30 centimetri buoni di aumento della portata, che insomma sappiamo essere sempre molto molto complicata, sopra ai 120 incomincia a essere davvero davvero preoccupante la situazione, siamo ancora bassi ma insomma la linea va su verso l'alto. E questo era Sting con If I Ever Lose My Faith in You alle 8.08, questo è il Crystal History di oggi, giovedì 2 maggio, è giovedì, l'ho appena detto, e il giovedì per noi c'è un'abitudine, quella del teatro, con Tamara Malleo. Buongiorno Tamara! Buongiorno Fabio, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Crystal Radio e di Good Morning Milano. Allora, le buone abitudini non vanno perse, quindi oggi portaci a teatro! Oggi andiamo a teatro, come tutti i giovedì, grazie a te. E allora, voglio darvi due appuntamenti. Mm-hmm. Casualmente mi è capitato che due appuntamenti e poi un ultimo appuntamento che va un po' fuori dal teatro, ma so che tu me lo permetti sempre. Ah, bene, bene. Allora, praticamente, non so perché casualmente mi è capitato così, però si parla di donne e si parla, diciamo, su spettacoli fatti da donne. Okay. Allora, andiamo alla Barca, che è un teatro che si trova in zona Sant'Ambrogio, Sant'Agostino, quindi metropolitana verde, si può raggiungere anche con il tram 2, insomma è molto raggiungibile. E la Barca ospita sempre degli spettacoli, diciamo così, molto interessanti, fuori dal circuito tradizionale. In questo caso la Barca ha deciso di affidare per la rassegna la sera del Dì di Festa, quindi sarà domenica 5 maggio, ad Anna Bonelle, che è anche una loro insegnante, drammaturgia di Anna Bonelle e di Gidio Bertazzoni, la storia di Colette Nismazur, che in Italia non è molto conosciuta, ma è un'autrice francese, che è molto famosa in Francia, che in Italia viene pubblicata attraverso la casa editrice Servizium, ma non è, appunto, non la conoscevo neanch'io, che comunque sono una lettrice appassionata. E Colette racconta la vita nella sua quotidianità, ed è una parte molto interessante che appunto Anna Bonella ha voluto riprendere, perché in realtà la quotidianità viene sempre vista come qualcosa di molto noioso, no? Qualcosa di ripetitivo, qualcosa che insomma in qualche modo ci rende la vita un po' più pesante. Invece la quotidianità può essere vista anche attraverso una visione poetica, in quanto per esempio nel momento della perdita noi valorizziamo ciò che viviamo quotidianamente, quindi quel quotidiano assume un valore e un'importanza che noi solitamente non diamo, e quindi quel banale in realtà diventa fondamentale nelle nostre vite. Se poi ci fermiamo e pensiamo, in realtà la nostra quotidianità ci permette di avere delle abitudini, no? Dei punti fermi, dei rituali che si ripetono e che ci permettono di avere comunque una continuità nel nostro vivere. E questo io lo trovo molto bello, no? Rivalutare la nostra quotidianità attraverso
appunto una visione letteraria, quale quella di Colette, e attraverso una visione teatrale, che è quella di Anna Bonelli. Quindi l'appuntamento è domenica 5 maggio alla Barca, che si trova appunto in zona Sant'Ambrogio, Sant'Agostino, quindi metropolitana verde, facilmente raggiungibile, poi un orario anche insomma molto raggiungibile, nel senso che poi si può andare a cena, quindi il teatro ti può aprire alla serata, diciamo così, e non soltanto diciamo così essere protagonista della serata, ti può aprire anche una serata che poi si può proseguire in altri modi. E, invece poi ci spostiamo al teatro Elfo Puccini, okay, che insomma nei nostri racconti è sempre molto presente. Andiamo, ci troviamo dall'altra parte della città. La metropolitana è fermata Lima o Porta Venezia, a seconda di quello che volete, diciamo così Lima è più vicino, e abbiamo un progetto, perché è un progetto molto interessante, molto complesso, però anche molto bello, che è Epopea dell'Irrealtà di Niguarda, affidato a Edu Perdu, che appunto conosciamo nell'anima di Marta Marangoni e Fabio Wolf, che appunto Marta Marangoni firma la regia di questo bellissimo progetto, che Minima Teatralia, che è l'associazione che appunto hanno fondato i Duperadù, si occupa di teatro sociale. Quindi in questo progetto, per cui il testo è di Francesca Sangalli, che è una drammaturga meravigliosa, è un progetto che va avanti da più di un anno e coinvolge moltissime realtà sociali, quindi persone con disabilità, persone che bambini, persone che hanno bisogno di un sostegno, mm-hmm, veramente ci sono c'è una molteplicità di umanità che vengono appunto raccolte all'interno di questo spettacolo. Ognuno ha il proprio modo personale di esprimersi e di emergere all'interno di questo spettacolo, quindi gli viene dato lo spazio, il tempo per potersi esprimere, quindi non tutti nella stessa maniera. E devo dire che in questo Marta, con l'aiuto appunto di Francesca Sangalli, è riuscita a creare un momento in cui tutti possono avere il proprio modo di esprimersi, il proprio tempo di esprimersi e la propria luce, che è una cosa particolarmente difficile, secondo me, all'interno dell'arte, perché poi c'è il momento performativo, quindi ci sono dei tempi da rispettare, dei modi da rispettare. Invece in questo caso lo scopo fondamentale dello spettacolo è creare appunto un mondo dell'irrealtà dove tutto è possibile, dove tutti davvero siamo sullo stesso livello, siamo uguali nella nostra diversità. Ed è un lavoro complesso, molto difficile, hanno partecipato davvero tutti, nel senso che le associazioni del territorio, molti artisti e artiste, tra cui anche Cristina Crippa del Teatro Elfo Puccini, Fabio Wolf dei Duperdu ha scritto la musica originale, che appunto è all'interno dello spettacolo, che sostiene lo spettacolo dal punto di vista musicale. Francesca Sangalli ha scritto partendo da Jodorowsky, quindi da un mondo magico, no? Da un realismo magico. Francesca Fagnani hai detto? No, Francesca Sangalli. Ah, infatti, ok. Ho sbagliato io, forse. No, forse ho capito male io, non lo so, infatti mi sembra strano. No, Francesca, okay. Sangalli. Ma deve essere la connessione, ecco, perché anche adesso sembrava, e sono sicuro che non l'hai detto, quindi... No, era la connessione. Era la connessione, allora. Allora, appunto, partendo da un realismo magico, si arriva ad una magia nel reale, diciamo così, e quindi... lo spettacolo starà in scena appunto al Teatro Elfo Puccino il 4 maggio e il 5 maggio, quindi sabato e domenica. Secondo me questo spettacolo è da sostenere non soltanto per appunto la parte artistica teatrale, ma anche proprio per il lavoro fatto umano, che è un lavoro, è un progetto che parte da lontano e che insomma ha messo in campo moltissime forze. Poi Marta Marangoni è un vulcano, però sicuramente insomma c'è voluto impegno e una capacità di mettere insieme tanti mondi diversi e farli dialogare insieme, ma anche farli dialogare in sé e farli trovare il modo di esprimersi nel miglior modo possibile. Poi... Terza opzione invece, che dicevi è un po' diversa dal solito, però giusto? No, nel senso che
Ieri sono andata a vedere un film che io consiglio veramente a tutti, che è Gloria di Margherita Vicario. Mm-hmm. Margherita Vicario è una cantante, la conosciamo tutti. Ah, infatti, quella Margherita Vicario, ok. Sì, quella Margherita Vicario, però parallelamente lei ha sviluppato anche una carriera di attrice, in mm-hmm. questo caso questo è il suo primo film da regista. E quindi anche regista. Ed è un film bellissimo perché porta in luce una storia dimenticata, perché alla fine del 1700, inizio 800, in Italia molte ragazze orfane venivano accolte in degli istituti religiosi e dai quali molto spesso non uscivano più per il resto della loro vita. Le veniva insegnato veniva insegnato a queste ragazze l'utilizzo di alcuni strumenti musicali, tra cui il violoncello, la viola, il violino, ma solo per suonarlo all'interno delle messe che si svolgevano in questi istituti religiosi. Margherita Vicario invece ci racconta che queste ragazze avevano un talento incredibile, e appunto quello che fa il cinema, ma anche il teatro, cioè ci porta in un'altra dimensione, racconta la storia di cinque ragazze di estrazione sociale molto diversa che si incontrano in questo istituto religioso e la musica le unisce e gli permette a tutte loro di trovare un modo per esprimersi, per raccontare se stesse, le vere se stesse, non quello che insomma vogliono vedere gli altri. E mette in luce anche una storia, cioè la storia di donne che non hanno avuto la possibilità di esprimersi attraverso la storia, nel senso che comunque la storia le ha dimenticate, la storia non gli ha dato il giusto spazio, ma che hanno, molte di loro erano molto più brave di musicisti dell'epoca, uomini, ma essendo donne ed essendo insomma di un'estrazione sociale spesso insomma bassa o comunque non dimenticate in questi istituti religiosi, non potevano avere il giusto percorso. Lei una speranza la dà, non ve la racconto, ma dovete andare al cinema per vederla. Lei una speranza la dà perché il cinema permette questo, quasi un riscatto a posteriori, però mette in luce la storia di donne. Oggi è importantissimo ricordare storie di donne dimenticate dalla storia tradizionale. Uh-huh. E quindi ci tenevo a ricordare questo. Per chiudere, Fabio... Gloria, con il punto esclamativo, questo è il titolo, appunto, lo trovate oggi al Cinemino anche, Cinemino, poi all'Anteo invece anche questa sera, quindi doppia proiezione anche all'Anteo, sia pomeridiana che serale, e lo nominiamo spesso, tra parentesi, c'è anche al Beltrade, ma lo nominiamo spesso, c'è anche al Bloom di Mezzago. Che so che insomma, non so se tu la tua adolescenza l'hai fatta, non mi ricordo, l'hai fatta qua a Milano o l'hai fatta in Sicilia? No, l'ho fatta in Sicilia. E allora non puoi aver vissuto il Bloom di Mezzago, mi spiace, però un grande luogo di musica e cultura. Pensa che ci hanno suonato in Nirvana pure, quando non erano ancora in Nirvana quasi. Cioè, insomma, fanno anche Cineforum, diciamo come dicono quelli della mia età, e quindi oggi c'è Gloria anche al Bloom di Mezzago. Quindi bene, è un appuntamento secondo me da non perdere. Per chiudere, Fabio, dimmi. Perché appunto noi vogliamo far diventare il teatro un'abitudine, ma... io credo che anche la poesia possa diventare un'abitudine, sì. Quindi ti lascio con le parole di una poeta contemporanea che ci ha lasciato nel 2022, ma che rimane tra noi con le sue parole, che è Patrizia Cavalli. A me è maggio che mi rovina e anche settembre, queste due sentinelle dell'estate, promessa e nostalgia. Ci sentiamo la prossima settimana. Grazie mille Tamara, e grazie alla poesia che sei tu, non solo quelle che leggi. Troppo buono. Grazie mille Tamara. Grazie, a giovedì prossimo, e mi raccomando, ci vediamo a teatro con l'abitudine del teatro. Grazie mille Tamara Malleo. Ciao. Gloria Gaynor, I Will Survive, 8 e 25 minuti. Abbiamo sentito poco fa via messaggio il comitato presso Novasca per sapere un po' com'era la situazione appunto del Seveso da quelle parti. Al momento la vasca non è attiva, così ci dicono dal comitato, in questo momento quindi il laghetto è, diciamo, con acqua di falda, si sta riempiendo di acqua piovana e acqua di falda, e il Seveso al momento non è poi così alto. Abbiamo visto infatti i livelli idrometrici, erano, era sceso poi dopo un picco di questa notte
alle 3 era sceso e adesso stava un pochino ripuntando verso l'alto, ma insomma andremo, si vedrà se continuerà a risalire o se invece magari tende. Infatti in questi, nelle ultimi minuti, negli ultimi quarto d'ora sta tendendo di nuovo a riscendere, quindi insomma se tutto va bene forse non ci sarà bisogno di attivare la vasca, che comunque il comitato ovviamente mi ha scritto comunque che teniamo sotto controllo e che continueremo a a monitorare. Oltretutto il comitato nel weekend mi dice sarà ancora in presidio sulla vasca per richiedere soprattutto la rimozione delle transenne che al momento ancora diciamo chiudono l'area cantieri, così che ci si possa anche avvicinare sempre di più al laghetto, anche per vedere quello che sta succedendo sotto le case dei cittadini del comitato. Insomma, queste sono le notizie che ci arrivano in diretta in questo momento dalla zona nord di Milano. Il radar di ARPA Lombardia, ho guardato poi il radar meteo, dalla perturbazione in passaggio, quindi il grosso sulla parte sud di Milano dovrebbe essere passato, sta passando comunque in questi momenti, ci si porta poi appunto più verso nord e nella zona a nord di Milano verso il Varese, e dopo poi dovrebbe diciamo sbattere contro le montagne la perturbazione e poi dissolversi come lacrime nella pioggia, così diceva qualcuno. Andiamo avanti con la musica, poi ci fermiamo un attimino, piccolissima pausa, poi torniamo qui ancora per l'ultima mezz'ora in vostra compagnia. Grazie anzi al 331-7853-555 di tutti i messaggi che ci state scrivendo questa mattina, con anche le varie zone che appunto vengono più o meno colpite dalla pioggia, come gli allagamenti insomma in zona Navigli. E che sia il sax a scaldarci in questa giornata così uggiosa e così piovosa. Questo era Antonella Venditti, Antonello Venditti con Ricordati di me. Sono le 8.38 e siamo qui a Good Morning Milano su Crystal Radio in diretta come sempre. Grazie anche a tutti i WhatsApp che ci state scrivendo al 331-7853-555. Oggi giornata che praticamente ha come fil rouge il meteo, che viene tirato in ballo in qualsiasi notizia andiamo a leggere, perché vado a prendere da Corriere della Sera a Milano un appuntamento per domenica, la Stai Sano Run della Statale, 100 buone occasioni per cercare il benessere. Domenica 5 maggio dalle 10.30 la corsa non competitiva organizzata dall'Ateneo, che compie un secolo, l'Ateneo, non la corsa. Si prepara anche il Villaggio della Salute. Che cos'è questa Stai Sano Run? Appunto domenica 5 maggio partirà, e arriva anche da quanto ho capito all'Idroscalo, questa corsa appunto organizzata dall'Università degli Studi di Milano, che quest'anno compie i suoi 100 anni. L'istituto, alle 10.30 il rettore Elio Franzini taglierà il nastro di partenza, mentre all'arrivo ci sarà la rettrice eletta, che deve ancora entrare in carica ma sarà già di pronta a dare a far tagliare il nastro invece dell'arrivo, Marina Brambilla, con appunto tutto il team organizzativo della Stai Sano Run. Poi due corse ci sono praticamente, no? Una da 6,2 km e l'altra da 12,4 km. Io sono diventato matto prima quando ho detto questa notizia, perché ho detto che allora sarà una tipo la mezza maratona, un quarto di maratona, un quinto alla radice quadrata. No, è semplicemente un giro del parco dell'Idroscalo o due giri. Io pensavo ci fosse dietro chissà quale logica matematica in base alle cose. No, è semplicemente una è un giro intero del parco dell'Idroscalo, l'altra invece sono due giri. Vabbè, ok, quindi scegliete voi quale fare e poi magari riuscite a essere, se siete tra i più veloci oppure nelle altre categorie che verranno premiate, sarete premiati appunto dalla rettrice eletta Marina Brambilla, tutto questo domenica 5 maggio. Perché parlavo di meteo? Perché ovviamente mentre leggevo questa notizia ho detto, beh, ma come sarà questa corsa? E allora sono andato a vedere le previsioni del tempo, che cosa dicono? Dicono che oggi piove. Tuman, insomma, non si sa bene, nel senso che potrebbe smettere di piovere, ma sabato potrebbe ritornare a piovere. Sabato vi dico solo che dal sito, quello che tutti andiamo a vedere per sapere se piove o non piove, c'è sole, acqua, nuvolo e fulmini. C'è tutto, c'è praticamente, tutto in una giornata. La cosa a me che sconvolge è che però con tutto sto bailame di robe atmosferiche, la minima è 11 gradi, la massima è 18. Domenica invece da
sole con nebbia, quindi attenzione a correre all'idroscalo, magari mettetevi addosso dei catari frangenti perché a quell'ora della mattina magari non vedete, finite dentro nell'idroscalo, quindi occhio, perché ci sarà il sole e nebbia, ma con una minima di 10 gradi, ma con una massima di 21. 20 gradi anche venerdì, massima di 20 gradi venerdì. Oggi comunque, nonostante la pioggia uggiosa e insomma no, pioggia no, giornata molto più che uggiosa e pioggia battente, stiamo parlando di una massima che raggiungerà i 15 gradi. Insomma, ve lo dicevo prima, pioggia, brutto tempo, nero, saette, tutto quello che volete, ma comunque non fa freddo, quindi benvenuti nell'epoca e nell'era dei monsoni. Ebbene sì, anche questi a Milano ci mancavano, no? Invece siamo riusciti, bravi, siamo sempre migliori, se riusciamo anche ad avere i monsoni a Milano, che bravi che siamo. Raffaella Carrà con Rumore. Immagino già i vostri caschetti biondi cresciuti anche sulle teste di chi non ha più capelli volare, voleggiare in questa mattinata di oggi, giovedì 2 maggio. Voglio tenervi allora ancora caldi, voglio farvi muovere non solo la colita ma tutto quanto, no? Cioè muovere appunto il vostro corpo, riuscire a ballare in questa mattinata, perché insomma è così, fuori piove, non è una bella giornata, è un giovedì che sta di lunedì, quindi insomma non è proprio la giornata più semplice della settimana oggi o del periodo, e quindi voglio continuare a farvi ballare un po'. Questa è Raffaella Carrà. C'era un'altra bionda che ci faceva cantare e ballare tantissimo, lei era Donatella Rettore, che ha fatto una canzone insieme a Dito nella Piaga che si chiama Chimica. Chimica, Dito nella Piaga insieme al Rettore. C'è un sito che si chiama music-map.com dove, dato un artista, vi crea una mappa visuale degli artisti vicino a lei. E allora ho detto, ma chi è vicino a Dito nella Piaga? Chi può essere un artista assimilabile o comunque da cui passare? No, noi siamo passati da Raffaella Carrà a Rettore, a Dito nella Piaga, e poi si arriva a chi? A un duo che porta il nome della rappresentante di lista. Pensate, me lo suggerisce Music Map, ma secondo me ha proprio ragione. La rappresentante di lista, ciao. Ciao! La rappresentante di lista con Ciao Ciao alle 8:51 minuti. Continuiamo però con la musica, perché in questi giorni sto guardando una serie TV, True Detective, l'ultima stagione, con Jodie Foster, sempre bellissima l'atmosfera, ma soprattutto la colonna sonora, perché c'è tantissima, dentro in quella colonna sonora c'è tantissima musica di un'artista fantastica che porta il nome di Billie Eilish, arrivata alle cronache per questa canzone. 8:54 minuti, questa è la nostra sigla, la sigla di Good Morning Milano. No, cioè no, in realtà è Dance to the Music del Sly and the Family Stone, che noi utilizziamo come sigla finale ogni mattina qui su Crystal Radio per salutarci e darci appuntamento alle prossime puntate di Good Morning Milano. Dopo di noi Ambrogio Curti, senti questa, alle 9:05 dopo il giornale radio c'è lui, Ambrogio Curti, la musica, le informazioni, le storie, lo storytelling, ma non così lasciato lì, buttato lì, è proprio delle informazioni che poi potete rivendere tranquillamente al bar facendo i figli con i vostri amici. È il nostro Wikipedia, il nostro Alberto Angela della musica, è lui, Ambrogio Curti, con Senti questa, alle 9:05 qui su Crystal Radio. Wiki Ambro dovremmo chiamarlo così, Wiki Ambro o Ambropedia, non lo so come volete fare. E in questo giovedì che sa di lunedì vi do appuntamento a domani, che sarà venerdì, per un'altra puntata di Good Morning Milano. Ciao domani, ciao ciao!